Oggi vi voglio parlare appunto della nuca, cos'è e perché si celebra. Risale al 220 Cristo, quando gli Elleni avevano conquistato Israele e avevano tentato di imporre i loro costumi per facilitare l'entrata nel loro impero, appunto degli ebrei. Questi si erano ribellati e grazie alla loro ribellione erano riusciti a scacciare i greci, ma purtroppo i greci avevano già devastato il Tempio di Gerusalemme e non si poteva continuare la tradizione del mantenere sempre accesa la menorah, che è quel famosissimo candelabro a sette braccia. Ovviamente ci fu ansia e disperazione perché l'olio non è un olio particolare, è un olio puro d'oliva e quindi ovviamente non è che si trova ovunque, va fatto apposta. Allora questi sacerdoti Asmodei crearono questo menorah fatto di ferro e di stagno, che riuscì a bruciare quel poco olio che bastava solo per una candela per tutti i giorni che servivano, 8, per fare dell'olio nuovo. Questo è appunto il miracolo di Menorah, no, è il miracolo di Hanukkah, scusate, che appunto questo è il miracolo di Hanukkah. Il miracolo viene ricordato ogni anno dal 28 di Kislev, che è il mese ebraico, il 28 di Kislev al o il 2 o il 3 di Tevet, se Kislev è di 30 giorni, cade il 2 di Tevet, se no il 3. Spero a tutti gli ebrei all'ascolto che io mi sto impegnando perché io non sono ebreo, non ho dovuto informarmi appunto per fare il video e spero che sia tutto giusto. O il 2 e il 3 di Tevet, ci sono delle usanze tipiche, ad esempio la menorah è un candelabro che viene utilizzato però solo nel tempio, quello a sette braccia, mentre la gente comune durante questa festività usa la shanukia, che è invece un candelabro fatto sull'occasione che ha otto braccia, e poi c'è quella centrale che invece deve rimanere sempre acceso, che si chiama shamash. La tradizione vuole che le candele vengano poste da destra, ma accese da sinistra verso destra, in quanto nella religione ebraica e onestamente anche nell'Islam la destra è considerata tradizionalmente il bene, mentre la sinistra tendenzialmente il male. Penso che sia per questo, però non l'ho letto, quindi è intuizione mia. Altra tradizione è legata a due oggetti diversi, il Sevnion, che è questo dado particolare, con quattro, questa sorta di trottola a quattro facce, ognuna una lettera diversa dell'alfabeto ebraico, e le lettere insieme sono le iniziali di una frase che vuol dire il miracolo è avvenuto lì. Questo originariamente, da quando gli ebrei sono tornati in Israele, adesso si utilizza anche il miracolo è avvenuto qui, qui inteso come appunto in Israele. Poi un altro dolce particolare che è tipico di questa tradizione sono i Sugganiot, che è di fatto l'antenato dei Krapfen, che appunto sono tradizionali in quanto vengono appunto fritti e la frittura nell'olio si unisce di fatto a tutto questo rituale, non so così come dire. Questo era per quanto riguarda Hanukkah, ho voluto fare il video su questo argomento perché penso che sia il principale. Non perdetevi domani Awa, perché chi non le conosce e chi è appassionato del Medio Oriente sarà doppiamente contento. Se vi piacciono i Bowlam, vabbè, cioè è proprio quello che fa per voi. E appunto per gli appassionati di lettura ci sarà David Grossman con qualcuno con cui correre. Vi anticipo che mi dispiace un sacco, ma non potrò mettere la classica foto della copertina sul tavolino perché il libro era mio ed era tenuto decorosamente, poi è stato dato a mio fratello, aperto adesso, fa schifo, non si può mettere, tutto pasticciato, meglio di no, perché poi se no, appunto, uno magari pensa male, metteremo un'altra copertina di un altro libro, metteremo una copertina presa da internet, e amen. Ancora, buon Hanukkah a tutti gli ebrei, mi spiace che la programmazione duri appunto 3 giorni, però è il massimo che potevo fare. E ancora auguri a tutti quanti.